Il grande Bartolo Longo che ha fatto delle cose incredibili, ma inviterei per tutti quanti ad andare per chi non ci è andato, nella città di Pompei per vedere quest'uomo che cosa è riuscito a fare. Bartolo Longo ha fatto delle cose incredibili, parola di Albano Carrisi, musicista altrettanto incredibile, davanti alla cinepresa diretta dal regista Alessandro Zizzo, attore abile e testimonial del film dedicato alla vita del Beato, una produzione realizzata in collaborazione con i comuni di Latiano, Mesani e Francavilla Fontana, centri che insieme a Pompei condividono il messaggio lasciato da Bartolo Longo. Ha ripreso in mano la sua radice e ne ha fatto, quasi per chiedere scusa a Dio, ha fatto tutto quello che ha fatto, dicendo: il mio passato per me non esiste, esisto io adesso e il mio futuro. L'idea del cortometraggio e dell'associazione L'Isola che non c'è di Latiano, città natale di Bartolo Longo, è punto di partenza nella ricostruzione di una vita dedicata alla fede, allo studio e alla cultura. E speriamo che raccontando la figura di Bartolo Longo riusciamo a raccogliere, diciamo, l'interesse su questa figura, che è una figura straordinaria e che noi speriamo diventi santo. Sono stato invitato appunto a scrivere insieme a Franco Giuliano e a fare la regia di questo cortometraggio su Bartolo Longo, che è un personaggio di cui avevo sentito parlare. Ho avuto modo di conoscerlo meglio appunto nel momento in cui mi sono messo a lavorare per scrivere la sceneggiatura. Scena dopo scena, location dopo location, ciak dopo ciak, il film sul Beato prende forma in maniera straordinaria, proprio come una vita incredibile, incredibile davvero, raccontata attraverso l'occhio di una telecamera tra i luoghi che Bartolo Longo ha vissuto, soprattutto che ha amato.